La Garfagnana è un posto che nella propria cultura ha i folletti, i buffardelli e anche le streghe, ma quelle della pallavolo sono quelle che ci interessano di più. Stasera l'esordio per Garfagnana Volley Channel, prima divisione femminile girone A. La sfida tra pallavolo Garfagnana contro la Biodepur, mille luci del Casaguidi. Andiamo alla lettura dei due roster, partiamo ovviamente dalla pallavolo Garfagnana con il numero 2 Giulia Cheloni, il ruolo di banda, numero 39 Pieroni Matilde, il ruolo di opposto, poi Angelina Aurora con il numero 68 banda, Alice Beccari, numero 19 palleggiatrice, numero 16 Biagioni Chiara, opposto, numero 6 Biagioni Sara, centrale, numero 1 Bravi Lucia, banda, numero 15 Giannasi Chiara, centrale, numero 9 Giannasi Lucia, palleggiatrice, con numero 10 Ilaria Guerrini, centrale, poi Librizia Valeria, numero 12 banda, Marroni Caterina 51 banda e poi i due liberi Ori Ilaria con il 77 e Totti Elena con il 7. Antonio Grassi, secondo allenatore, il primo allenatore Frediano Paoli, invece direttrice Veronica Pieroni, invece per la Biodepur Mille Luci con il numero 7 Betty Asia, con il numero 4 Cappellini Irene, con il numero 3 Dio l'aiuti Matilde, numero 11 Gore Chiara, numero 8 Anna Innocenti, numero 6 Costanza Innocenti, numero 30 Lisa Lastrucci, con il numero 14 Pierattina Silvia, con il numero 15 Tosi Alice, con il numero 1 Tosi Marta, con il numero 9 Vannacci Maria Sole e con il numero 13 Buono Matilde. In panchina Fabio Grassi, Sergio Rosa e Michela Marcanti. L'arbitro di stasera è il signor Michele Monbellardo. Ancora Lucia Giannasi, vediamo se andrà con una flottante tesa, attenzione, prova a costruire un'azione schiacciata, buona la ricezione di Giannasi, Lucia, attenzione, schiacciata, riesce a coprire bene il libero, ancora in attacco, la palla è uscita, out, il numero 9 Vannacci, buona la ricezione del libero, alza Giannasi per Librizzi, c'è il tocco del muro, può ancora gestirla la Beautiful, prova la seconda, attacco come si suol dire alla Giannelli, molto attenta, molto astuta Gori, va la battuta ancora Vannacci, centrale Totti in ricezione, Giannasi alza per una diagonale perfetta di Biagioni Chiara, Pierattina al servizio, allora bravi Lucia, Giannasi palleggio per Librizzi, ancora muro, ma poi gestire la pallavolo di Affagnana, è stoppa, Librizzi ancora cerca le mani del muro, ma riesce a gestire la Biodepur, sarà una fribole, quindi deve gestirla bene Giannasi, prova una veloce, tocco leggero della 15 nostra, ma non va ancora la Librizzi sul lungo linea, invece no, posto 6 schiacciando che crea un cratere, attenzione, prova ancora a difendere, buona la costruzione, forse lungo linea, Librizzi salva, extra pass fribole, salvataggio miracoloso della pallavolo Garfagnana, attenzione, palloretto di Cappellini Irene. Vedete like a questa diretta, primo set 14-11 per la pallavolo Garfagnana. Ricezione un po' difficoltosa della Biodepur, attenzione, attacca in posto 2, in posto 4. Ancora si difende bene la pallavolo Garfagnana, mani fuori di Lucia Bravi. Vannacci, Totti, Giannasi, una veloce per Guerrini, cerca mani fuori, salvataggio miracoloso del libero della Biodepur, schiacciata in diagonale, ancora Totti in ricezione per Librizzi da posto 4, mani non contengono lo schiaffo, buono, attenzione, ricezione un po' difficoltosa, sicuramente sarà una free ball, deve gestirla bene Totti, Giannasi per posto 4, Librizzi cratere, altro cratere in posto 6, più 4, 21-17, bravi Giannasi, una veloce, attenzione, centrale l'attacco di Giannasi Chiara, non va, attenzione, muro, si salva ancora la Biodepur, attacco da posto 6, si difende bene, Giannasi una seconda, si salva ancora la Biodepur, ma sarà una frivola, attenzione Librizzi, deve andare in ricezione, con una palla corta, schiacciata, lunga linea, come Federer, dichiara Giannasi, 22-18. Ricezione di Bravi, ancora Giannasi per Bravi, lungolina non va, si difende bene la Biodepur,
ed è una free ball. Tante difficoltà in ricezione per la Biodepur. Adesso gioca una veloce dal posto 3. Sale al secondo piano Chiara Giannasi. Attenzione in ricezione, ragazze. Totti, buono il bagger. Giannasi per Guerrini. Salva ancora il libero della Biodepur. Attacco in diagonale. Librizzi questa volta bene. Giannasi per Bravi col pallonetto, ma è attenta la Biodepur a leggere bene. Una free ball, attenzione con la Giannasi per Bravi da posto 4. Il libero salva ancora la Biodepur. Deve dare una free ball a seconda. Bravi a ricezione. Ancora Giannasi, centrale, Guerrini, e ce la fa! Attacco centrale di Guerrini, funziona! Set point! Ma con il servizio una flottante, attenzione fuori! Cappellini, una flottante. Attenta Bravi in ricezione, attenzione, schiacciata in diagonale di Biagioni, non riesce nel punto a trovarlo. Totti, bene, la ricezione è un po' difficoltosa. Cerchiamo subito un cambio battuta. Ricordo 25 Biodepur, 24 per lavoro Carfagnana. Cappellini alla battuta. Totti in ricezione. Giannasi veloce per Guerrini. No! C'è il tocco del muro! Non c'è mani fuori per l'arbitro. Quindi il primo set finisce 26-24 per la Biodepur Casalguidi. Ricezione difficoltosa, attenzione di Gori. Allora è una free ball di Tosi. Totti, Giannasi alza il bagger, attenzione per Bravi. Difende ancora bene la Biodepur in qualche modo. Attacco addirittura dietro la linea dei 3 metri. In allungo in qualche modo Lucia Bravi con un colpo da parchetto. Clamorosa edizione, una veloce centrale, la salva in qualche modo la Biodepur. Ancora ci prova Paolo Garfagnana, questa volta a posto 4. Attenzione ancora Chiara Giannasi. Al servizio Lava Guerrini, 7-5 per la Paolo Garfagnana. Buono Guerrini, attenzione, prova a posto 6. In qualche modo deve rimediare con una free ball la Biodepur. Attenzione, schiacciata in diagonale, non riesce Biagione, attenzione, si salva ancora il pallone e qui serve una bella free ball. Eccola qua, servito sul piatto d'argento, serve il muro ora. Muro, si salva in qualche modo Guerrini in bagger, attenzione Librizzi, lungolina, non riesce ancora la Biodepur, può gestire l'azione. Attacco da posto 6 dietro ai 3 metri, ma ancora la palla buona Gaffagnana, gestisce Librizzi, non va, la palla è ancora in gioco. Attacco, copre bene Bravi ancora Librizzi con la diagonale, ma sempre Tosi attenta in libero, schiacciata potente fuori però, se non sbaglio Cappellini, Dio l'aiuti a servizio. Difende in qualche modo la palla buona Gaffagnana, diagonale da posto 2 per Chiara Giannasi. Ancora Cappellini Irene al servizio. Ricezione ancora del libero Totti. Veloce per Guerrini. Si salva, ma è una free ball. Ancora Giannasi, veloce ancora per Guerrini. Pallonetto! Pallonetto malefico di Lele Guerrini in posto 3. 15-11. Secondo punto consecutivo. Bravi Lucia al servizio da fermo. Veloce, attenzione, ricezione al brivido per la Biodepur, poca comunicazione, allora una free ball. Lucia, Bravi, Giannasi, veloce per Librizzi, muro è potente, ma con la palla della pallavolo Garfagnana, Librizzi, da posto 4! C'è un cratere lì, in posto 1! E date la colpa alla numero 12! Ha depositato il pallone, ma Librizzi con il servizio un po' difficoltoso, la ricezione della Biodepur è una free ball, dai ragazzi, Librizzi! Alza per Giannasi, una veloce di prima per Biagioni, ancora palla della pallavolo Garfagnana, allora Bravi Lucia, si salva la Biodepur in qualche modo, attacco centrale, muro solitario di Biagioni, allora schiacciata Librizzi, ministro della difesa, attenzione, ancora la Biodepur si salva in qualche modo, attenzione, serve il muro, non serve il muro perché la palla va sul nastro e sono ben 6 set point. Mi ricordo, andate sulla rotellina. Lungo Librizzi, attenzione, gestione, pallonetto, è una free ball, ma si salva la palla buona Garfagnana ancora, attenzione, attacco centrale, fuori! 25-18, 1-1!
Attenzione, buona la ricezione questa volta della Biedepura. Attenzione, attacco a posto 2 in diagonale. Librizzi difende bene. Attenzione, bravi! Con la diagonale a terra. Tosi, 5-1. 8-6 Biedepur. Scacciata, attenzione. Guardiamo come attaccherà la Biedepur da posto 4. Mani del muro, ma c'è Totti che copre. Allora Giannasi va per Librizzi. Cerca la mannaia, ma trova una buona difesa. Attenzione. Ottima difesa di Bravi. Giannasi alza. Biagioni gioca la free ball. Non ha avuto il tempo di andare in schiacciata. Attenzione. Bisogna coprire sul muro. Nastro. Si salva in qualche modo. Peccato. Aia. Ilaria Guerin a servizio 9 pari. Questa volta verso posto 6. Buona la ricezione della Biedepur. Attacco centrale. Bene Giannasi, alza Bravi per Biagioni, diagonale leggibile di seconda, ribolle di Bravi, attenzione, colpo di seconda, un'altra volta per la Biedepur, ma può costruire un'azione, la parabola a Fogliana, muro fuori di Librizzi. Buona la difesa, tocco veloce, pallonetto perfido di Giannasi, non trova il punto, allora Librizzi con la diagonale, aveva trovato il buco nel muro, ma non il punto, serve il muro, Mani. Mani del muro, mancata la difesa, sorpasso Biedepur. Lunga, buona la ricezione, attenzione, palleggio, attacco centrale, efficace, non serve a nulla il doppio muro. 13-12. Ma Giannasi, più uno Garfagnana. Servizio! Sì, veramente sfiga, poteva toccare quasi il tetto. Allora, veloce Giannasi per Guerrini! Ha un Kalashnikov nella mano destra! 15-13! Asiabetti, lungo linea, va bene la ricezione di Bravi. Attenzione, schiacciata! Lungo linea! Come Sinner! Più uno! Più uno, pallavolo Garfagnana. Si salva in ricezione, attenzione, tocco il pallonetto, salvataggio miracoloso, no! Fuori, giuro, se faceva punto così Guerrini no look me ne andavo a piedi. Attenzione, un po' di difficoltà la ricezione, ci salviamo, palleggio centrale, il muro contiene in qualche modo. Ori alza per una schiacciata di Biagioni, ma non va. Ancora Ori, Giannasi, Biagioni col pallonetto infame, non va. Ancora Giannasi per Bravi da posto 2, nulla, nulla. Free ball per fortuna, Guerrini alza, Giannasi per Biagioni, ancora nulla. Pazzesco, attacco addirittura da posto 6, free ball, mamma mia. Alza, attenzione, serve il muro, è andata bene, Ori, alza di bagger, attacco, la posta 6 di Librizzi, nulla da fare, non era potente. Attacco, ancora Librizzi, Ori alza il bagger, free ball di Lucia Brami. Allora la Biedepur, c'è sempre il periodo del gioco, attenzione, attacco, la posto 2, diagonale pronta, attenzione, brava Ori, schiacciata di Brami. Velleitaria, muro fuori. Al servizio Cappellini, ora in ricezione Giannasi, una prima per Chieloni, per Biagioni, scusate, ancora si salva la Garfagnana, ora in palleggio libero, una free ball e Biedepur va in attacco per concludere il set, out. Nastro finisce il terzo set 25-17 Biedepur 2-1. Cerchiamo di ipotecare questo quarto set e di giocarsela al tiebreak. Dai, Librizzi, al servizio. Benissimo, è un vincente, 4-0. Ancora Librizzi. Prova a difendersi, a costruire un'azione, la vede pure. Ora in ricezione. Alza Giannasi, Bravi, non va. Palla ancora della Biedepur, attacca di tiro ai 3 metri. Difende bene Librizzi, Giannasi. Primo tempo! Primo
per Chiara Giannasi, 5-0. Da vedere, eh? Librizzi. Ace! 8-0. Ha una mano calda come una stufa. Quarto set a favore della Garfagnana. Bravi, buona la ricezione, Giannasi. Primo tempo, Guerrini. Si salva Tosi, allora. Prova la schiacciata a muro! Se non sbaglio, Guerrini e Giannasi, 11-2. Caida! Ma Guerrini, buono il servizio, attenzione. In qualche modo ci crea attaccare muro! Master block! Dichiara Giannasi. 15-4, Monster Block. Oris la salva in qualche modo, attenzione. Biagioni, lunga linea. No, la salva, non la salva. 16-5. Servizio di Librizzi, lungo linea, attenzione. Gestione free ball della Biodepur. Allora Ori alza per Bravi. Bravi! Ma brava! Bravi, ricezione non malvagia, attenzione, attacco in posto, 2! Mamma mia! Bravissima Chiara Giannasi! Non vorrei essere blasfemo, ma movimento alla Sarafa, dico così. Serve il doppio muro qua, il muro a 2, ma c'è un'ottima ricezione di Biagioni! Ho visto Karim Abdul-Jabbar che ha fatto il gancio cielo! Lucia Giannasi come Karim Abdul-Jabbar, gancio cielo, 23-7. Potente ed è un ace! Tie break, signore e signori, 25-7, un dominio al quarto set. Dio l'aiuti. Eccezione di Bravi, attenzione, bella la giocata di primo tempo! Chiara Giannasi, 1-1. Dai Chiara! Va Chiara con la battuta insidiosa, si difende in qualche modo la Biodepur, attenzione, attacco in posto 2, doppio muro di Bravi e Guerrini. Brava Librizzi nella ricezione, attenzione, Bravi da posto 4, il muro ammortizza bene, difesa ora, attenzione, brava Ori in qualche modo, free ball di Biagioni, attenzione, gestione un po' così così, alta free ball della Biodepur, c'è tensione, dai ragazze ora, veloce Guerrini, la palla ancora nella metà campo della pallavolo Garfagnana, allora Lucia Bravi, il pallonetto non va, ed è punto, ed è punto, arsenico in quel pallone, pesava 5 kg quella palla, la tensione brucia le mani, 4 pari tiebreak, alza per Giannasi, Biagioni non va, allora c'è da difendere sulla linea laterale, muro di Guerrini, ma la palla passa, break della Biodepur, peccato, 6-4. Giannasi alza in bagger, non precisa, allora deve dare la free ball Biagioni, ora c'è da difendere, attenzione, attacco in primo tempo, ottima la difesa, ora alza in bagger, va per Bravi, ancora non efficace, attenzione, attacca addirittura dietro i 3 metri, ora rialza, ma è una free ball, tanta tensione in questo tie break, si salva la pallavolo Garfagnana in qualche modo, allora Lucia deve fare la free ball di nuovo, muro a 2, ammortizza il muro, Ori difende Biagioni, non vuole cadere a terra questa palla, attenzione, attacco dai 3 metri, era finita Vannacci, 5-7, dai ragazze, meno 2, ma sono stanco io a vedervi, meno 2, 5-7, bella tesa, difende bene, ricezione però la Biodepur, attenzione ancora, attacco dietro dalla linea dei 3, alza all'indietro, attenzione Biagioni, pallonetto, si salva sempre la Biodepur con un'ottima azione del libero, salvataggio miracoloso di Ori, ma ancora palla Biodepur, palleggio, va bene, Giannasi, Guerrini, non va, salva ancora la Biodepur, mura 2, passa in lungo linea, ma ancora palla per la pallavolo Garfagnana, va, allora Librizzi, salva Guerrini, palla riconsegnata, allora alza Ori per Chiara Biagioni, la Biodepur si salva con una free ball, non è possibile, Bravi, Giannasi, Librizzi, no, Angelini, scusate,
alza ancora Angelini e la palla uscita, bravo Angelini. No, chi è Angelini? No, mi sono sbagliato, Libriz, non ci capisco più nulla, meno uno, ancora bravi, potente, posto 6, ma difende bene la mia depura, attenzione, ancora buona la difesa, ancora va Librizzi, posto 4, si salva la Biedepur, difesa un po' difficile, allora Biagioni, Giannassi, Guerrini, Guerrini, in aria, una pinta intatto nella mano destra, 7 pari, ancora Lucia Bravi, 7 pari, tesa sempre in posto 6, difende, ancora schiacciata dietro la linea dei tre, Ori salva, palla ancora Biedepur, attenzione al centro, Guerrini, 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 attacco di calcio struzzo, sorpasso, altro 7, Gori al servizio, più uno per la bolla Garfagnana, Ori, buona ricezione, Giannassi alza, vai Librizzi, il posto 4, salva Giannassi, Ori, ancora Librizzi, schiacciata, cercava l'incrocio delle righe, ora difesa 2, 10 pari, cala il silenzio, va servizio Ori, buona la ricezione Giannassi per Librizzi, schiacciata, attenzione, ricezione un po' così così per la Biedepur, free ball, le ragazze ora, Ori, Giannassi all'indietro, Biagioni, nulla, peccato, Guerrini, cinico come Pippo Inzaghi, meno uno, attenzione, attacco centrale, muro, ancora ragazze, attacco ancora centrale, Guerrini, Giannassi, Biagioni, nulla, ancora difesa, attenzione, attacco dai 3 metri, questo era muro, va bene, quindi va bene il doppio tocco, va Librizzi, muro dentro, pazzesco, 13-11, Chiara Biagioni, servizio velenoso, ora difesa ragazza, attenzione, attacco in posto 4, ora si può gestire, Giannassi, Librizzi, muro, ancora attenzione gestione, Ori, Giannassi alza, Librizzi, schiacciata diagonale, la palla ancora in campo, attenzione, è sempre buona, Ori, Bagher, in free ball, dai ragazze, difesa, Ori ci arriva, brava, Giannassi, vai Librizzi, lungo linea, no, fuori, è finita, vince la Biedepur, mille luci, al tiebreak, 15-12, comunque si muove la classifica della pallavolo garfagnana, che con il punto va a 5 punti, invece la Biedepur vola a 7. Sarebbe stato meglio commentare una vittoria, partita bellissima, io ho perso la voce, combattuta, il rammarico sta per me nel primo set, perché il primo set le ragazze erano in vantaggio, poteva esserci miglior gestione, poi c'è stata proprio la rimonta verso il 20° punto, non lo so, è stata una partita molto altalenante, molto anche difficile da commentare, molto nevrotica, non so. Te sei molto più esperto, dammi te un tuo giudizio più tecnico. No, è stata una partita strana, ma per anche demerito nostro, senza niente togliere ai Medialucci che hanno raccattato l'impossibile, ma noi non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco solamente a sprazzi. A sprazzi non si vincono le partite, si fanno i punti ma non si vincono le partite. Ripeto, anche per merito dell'avversario che veniva da 2 vittorie su 2 partite, quindi tutto quel che si vuole. Ma noi francamente non è questo il nostro gioco, possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio. Non siamo riusciti a esprimere il gioco che solitamente esprimiamo anche in allenamento, eccetera. E si è visto che la partita è venuta fuori una partita strana, una partita di alti e bassi, 7 pezzi, in fondo poteva vincere chiunque, il tiebreak è sempre così, è un po' un terno all'otto. Sì. Non è quello il punto, è che secondo me noi potevamo e dovevamo non arrivare al tiebreak. Perfetto, giusta la disamina, poi un dato statistico, il secondo tie break che perdete con anche quello della seconda giornata, speriamo sia un caso, che ci sia più cinismo e più fortuna anche nelle prossime partite. Grazie coach, grazie mille e vi ringrazio.